Cari amici miei, buongiorno. Come vedete, sto già lavorando da giorni barricato nel comune per riprendere le attività per il nuovo mandato amministrativo che è appena iniziato. Sono giorni che sono molto nervoso e arrabbiato per via della problematica dei rifiuti che avevo già anticipato qualche settimana fa. È scoppiata la polemica in tutta la regione Puglia, ve l'avevo anticipato un mese fa, prima delle elezioni e poi nel consiglio di insediamento. Emiliano e Grandaliano, il presidente della Regione Puglia e il presidente dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti, stanno letteralmente mettendo in ginocchio tutta la Puglia. Ci sono polemiche in tutti i comuni, comuni di centrodestra e di centrosinistra. Consigliere regionale, il consigliere Mennea, che addirittura ha chiesto le dimissioni di questo presidente dell'AGER, Agenzia Regionale dei Rifiuti, il dottor Grandaliano, uomo di grandissima fiducia di Emiliano, per le loro incapacità di programmare il ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia. Ma veniamo ai fatti. Noi come Comune di Brescia sono 4 anni che con la grande raccolta differenziata veniamo premiati dalla Regione Puglia, da Legambiente come comune riciclone. Abbiamo stabilmente la nostra raccolta differenziata a oltre il 70%, abbiamo in 5 anni diminuito la bolletta del 25%, avevamo dei costi di conferimento nei centri di stoccaggio dell'umido di circa 90 euro a tonnellata per l'incapacità di Emiliano, di Grandaliano, della Regione Puglia, perché ricordiamo bene che la programmazione, la politica dei rifiuti, del ciclo dei rifiuti spetta alla Regione Puglia come sancito dalla legge dello Stato, per la loro incapacità perché non sanno programmare, hanno imposto non solo al Comune di Piceno ma a tanti altri comuni il prezzo, ci dicono loro dove dobbiamo andare a scaricare, tra l'altro esautorando, andando in barba a tutti i codici di appalti pubblici, perché noi dovremmo fare le gare per capire dove andare a scaricare, ci impongono di andare a scaricare a Cerignola. Noi prima pagavamo 90 euro a tonnellata, di tanto in tanto ci sbattono da destra a sinistra, non ci fanno più capire dove dobbiamo andare a scaricare, ma oggi noi paghiamo già da un mese e mezzo 198 euro a tonnellata, con le carte che ho già pubblicato e che ho mandato alla stampa. Io credo che passare da 90 a 198 euro a tonnellata, soprattutto poi in momenti come questi estivi, dove come tutti sanno c'è ancora più produzione di immondizia, ma provo ad immaginare anche i colleghi sindaci del Gargano, che sono tutti arrabbiatissimi sul piede di guerra, tante volte addirittura ci impongono le quantità. Questo grande presidente dell'AGER, Grandaliano, addirittura ci ha imposto un certo periodo di tempo le quantità, dicendo tu puoi scaricare solo questa parte dei rifiuti. Io sono veramente esausto di questa questione, ho parlato con i colleghi del Gargano, ho sentito anche altri sindaci della provincia di Bari, ci sono veramente delle grandissime polemiche. Io credo che sia arrivato il punto in cui dobbiamo protestare tutti quanti insieme, perché se noi saremo costretti, e questo lo capiremo nei prossimi giorni, ad aumentare purtroppo, ahimè, e questa cosa mi crea molta rabbia, molta agitazione, molta mortificazione, perché io credo che se facciamo la differenziata, questo sacrificio che fanno i nostri cittadini, le nostre amministrazioni, debba servire a qualcosa, a che cosa? A migliorare la qualità del nostro ambiente, a cercare di risparmiare, a cercare di dare più pulizia ai nostri paesi, ma sicuramente ad abbassare le bollette sì, non ad aumentarle. Questa cosa mi crea molta rabbia, molta agitazione, per cui io chiedo ai cittadini di esserci vicino e se necessario di scendere in piazza, cosa che sto chiedendo anche ai colleghi sindaci, di organizzarci con pullman da tutti i comuni, andare a protestare in maniera veemente, in maniera proprio pesante, perché è inaccettabile che un presidente della regione se ne frega altamente della politica dei rifiuti di tutta la regione Puglia e ci sta lasciando alla mercé di una situazione che è ormai scappata di mano. E come giustamente qualcuno ha detto, più di qualche sindaco, anche del PD, ha detto che è inaccettabile questa situazione, che probabilmente forse qualcuno farebbe meglio a dimettersi, ma noi non accettiamo più questa situazione. Per cui mi sembrava doveroso comunicarvi questa cosa, perché noi nel mese di luglio capiremo definitivamente, perché già oggi abbiamo degli extra costi per il conferimento dei rifiuti, evidentemente con i costi precedenti non riusciamo più, quindi con la bolletta emessa non riusciamo più a mantenere, come dire, la copertura totale dei costi. Se ci passano da 90 euro a tonnellata a 200 euro a tonnellata, capite benissimo che stiamo più del doppio come spesa, di conseguenza il sistema sta per scoppiare. Per questi motivi qua io vi chiedo di esserci vicini e se necessario di poter stare insieme con noi.